Soldi, tanti soldi provenienti dai fondi europei per la Calabria, dirottati nelle tasche di pochi attraverso aziende compiacenti. Un percorso finanziario che porta fino alla piccola Repubblica di San Marino, questo almeno stando alle carte processuali dell'inchiesta di Catanzaro. Nei giorni scorsi indiscrezioni della stampa riferivano del legame tra il gruppo Delta S.P.A., citato nell'inchiesta, e la Cassa di Risparmio di San Marino. In questa vicenda noi non c'entriamo assolutamente niente. C'è un errore sicuro, certo, anche dichiarato. Il titolare di un'altra Delta ha detto: questa è la mia società. Qualche anno fa la lente del fisco italiano puntò sulle aziende che avevano avuto rapporti con San Marino. La piccola Repubblica non è però un paradiso fiscale. Ci sono sì dei vantaggi per i clienti. Oggi il sistema finanziario sammarinese è composto di 12 banche e 42 società finanziarie con nuovi standard di trasparenza. San Marino ha una fiscalità tradizionalmente più leggera, in linea comunque con i paesi dell'Unione Europea. Come fate ad accertarvi della provenienza di questi capitali? Si è creata una banca centrale molto più autonoma ed autorevole, con poteri ispettivi di controllo e di sanzioni. Ridotta pressione fiscale, poca burocrazia, San Marino di fatto è un posto gradito agli imprenditori onesti, ma anche, probabilmente, a quelli con capitali di incerta provenienza. E dagli interrogatori fatti dal PM De Magistris a Catanzaro si leggono frasi come Comitato d'Affari di San Marino, Paradiso dell'IVA e, di nuovo, la piccola Repubblica a far parlare di sé. Qui ancora paghiamo forse delle conseguenze del passato, dove San Marino troppo spesso è abbinato a un binomio di paradiso fiscale. Non è così, l'economia sammarinese è un'economia trasparente. E se da un lato dunque ci sono gli sforzi del governo per voltare pagina, dall'altro le dichiarazioni fatte davanti il PM di Catanzaro disegnano una situazione ben diversa. Si parla di loggia di San Marino, una sorta di organizzazione segreta, un comitato d'affari trasversale. Risulta nella Repubblica di San Marino come unica loggia la grande loggia della Repubblica di San Marino. Loro hanno smentito anche loro la presenza di altre logge massoniche all'interno del nostro paese.